cambierà il futuro delle due città, del nord delle Marche per le nuove generazioni. E ovviamente ci vorrà del tempo, ma potete solo immaginare che cosa vuol dire spostare la ferrovia che ha tagliato storicamente in due la città, spostarla a fianco dell'autostrada, trasformare l'attuale sedime ferroviario in un luogo verde, pieno di piante, dove le persone vanno in bicicletta, vanno a piedi, dove ci saranno dei mezzi elettrici pubblici che collegheranno tutta la città, perché quella diventa la nostra interquartieri verde sostanzialmente. E potete immaginare cosa significa avere la spiaggia sotto monte fino a Fano senza più la ferrovia. Quello diventa un viale, un luogo fantastico, forse il più bello delle Marche. Quindi grande risultato per noi, 1,2 miliardi, l'investimento mai più grande mai ottenuto nel nostro territorio, e grande risultato anche perché siamo riusciti a far inserire la città di Fano, e quindi due città che urbanisticamente sono molto vicine, complessivamente 1,850 miliardi, quindi davvero qualcosa di straordinario. E in più c'è la possibilità di continuare verso sud, anche se su quello la regione dovrà continuare a cercare risorse statali. Dell'attuale pista ciclopedonale sottomonte, come andrà a finire, diciamo? Ma rimarrà, nel senso che laddove c'è la ciclabile sottomonte, la nostra intenzione è mantenerla. Dovremo studiare che cosa fare nel resto del sedime ferroviario, e anche per questo abbiamo deciso di fare un concorso di idee sulla Green Line, perché noi abbiamo dato degli indirizzi ben chiari, però tutto il tratto sotto Gradara fino a, diciamo, da Colombarone fino a Fosso Seiore per la zona di Pesaro, e ha bisogno di essere trasformato urbanisticamente, pensato metro quadro per metro quadro. Quindi abbiamo dato l'indicazione di fare un concorso di idee, vedremo quale sarà l'idea migliore, ma di certo la ciclabile che abbiamo sottomonte rimarrà.